Eccoci di nuovo con lo sport, le notizie con il Corriere dell'Umbria, calcio di Serie B, obiettivo salvezza per il Grifo. Il DS Giannitti tiene i piedi per terra, stagione lunga serve, la mentalità giusta, primi bilanci dopo il ritiro di Pieve Santo Stefano, Lisi dice Alvini pretende tanto da me. E poi per il Foligno invece in Serie D rispunta l'ex Monaco per la panchina del Foligno, il tecnico può essere ufficializzato entro mercoledì, faccia a faccia fra Fiorucci, Petritola e D'Angelo. In Serie C il Gubbio sorprende la Salernitana, si punta a Cernigoi, 2 in arrivo. E ancora il ciclismo giovanile, team Forte Braccio, primo in Maremma con Ricci. La Toscana porta fortuna anche all'allievo Alunni. Ancora calcio di Serie B, Fere, Pettinari si sente in A. L'attaccante aveva offerte anche dal massimo campionato, ma alla fine ha scelto Terni, convinto dal progetto e dal DS Leone. Lucarelli è un allenatore ideale per me, un gradito ritorno in rosso-verde dopo 4 stagioni, il mister somiglia a Castori, così ha dichiarato. Per il mercato sempre da Terni, entro domani firma e visite per il 2000 trestinese Capanni. E ancora lo sport con il football americano, Marcucci sul tetto d'Italia, la giocatrice dei Grifoni in prestito alle Sirene Milano ha vinto la Coppa Femminile per la Spoletina, 8 punti contro Savona, finale perfetta e ora la testa ai mondiali. Basket C-Gold, UBS Foligno e Pierotti trovano l'accordo, coach confermato e seguirà pure i giovani. Mountain bike, Sabatini, Donati, Frosini, eccetera, si laureano campioni regionali. Nella XCO Bettone Extreme assegnati i titoli di cross country. Per il tennis invece è basso il trionfatore allo Junior nel primo Memorial, Poppi Vinti, ha sconfitto nella finale del singolare il classe 2003 pesarese Nardi. Ancora lo sport con le Olimpiadi, scherma di legno, Santarelli e Volpi ai piedi del podio, il Folignate quarto nella spada dice ho combattuto, Fioretto femminile senza medaglie dopo 29 anni, 2 metalli dunque sfuggiti alla squadra nazionale. E ancora per le Olimpiadi, sollevamento pesi di bronzo con Zanni, dedicato a mio nonno che non c'è più, così ha commentato Mirko Zanni con la medaglia di bronzo al collo. Le notizie con le pagine della Nazione, il calcio di Serie B, Grifo, servono umiltà e ambizioni, il DG Comotto ha commentato. Il derby, sfida affascinante, il tecnico Alvini e il debutto col Pordenone, daremo il massimo. Città di Cassello, Bernicchi, successo per l'Empoli Camp. Calcio giovanile, sempre a Perugia, primavera al lavoro in vista della nuova stagione, ritiro in Val di Susa fino a sabato 7 agosto. Confermato il tecnico Alessandro Formisano insieme al vice Pignataro, nello staff anche Emanuele Marra. Sempre per il calcio, la Ternana vuole blindare la propria difesa, rossoverdi ancora sul mercato per un portiere, il Lizza anche Scuffè e Vigorito, 2 centrali, 1 over e 1 terzino sinistro, pronti a lasciare la squadra l'attaccante Alexis Ferrante che è in partenza e l'esterno destro Gianmarco Nesta. Parola di Buffone invece, liberati da bimbo per me era il Maracanã. Dunque una curiosità a margine della presentazione del calendario di B che si è svolta a Ferrara. Oggi l'incontro decisivo invece sul Foligno, Foligno shock, si cambia, in arrivo un nuovo presidente, una cordata avrebbe manifestato l'interesse alla società, la trattativa sarebbe alle battute finali, così si legge. Poi invece per le pagine del Messaggero ancora il Grifo, Alvini dal Grifo, voglio coraggio, il tecnico dopo la sfida con il Montevarchi ha dichiarato intendo giocarmi sempre tutte le partite, i ragazzi sono stati bravi, con il tempo verranno bene anche tutti. Tutti i movimenti. Il DG Comotto invece ha detto ci servirà l'umiltà della Neo promossa. E ancora la partita, il Gubbio parte fortissimo e sogna, Torrente supera la Salernitana. Ancora Ternana, non solo Capanni, domani parte la preparazione casalinga ed Acquasparta, l'arrivo dell'attaccante non chiude il mercato delle punte, mal di schiena invece per il centrocampista Palumbo non è grave ma dovrà fare una risonanza. Peralta dice serve il gioco dell'anno scorso.
il colpo, l'Orvietana con Sciacca, l'Argentino e poi Trasporto e Solidarietà, Darrone, camminata lungo il fiume fino a Ferentillo, l'associazione Pagliacci raccoglie fondi per l'ospedale. Le Olimpiadi Eternani a Tokyo, Riccardo Giubilei e Luca Pagliaricci, l'Eternità entra a Casa Italia. Ancora con il Messaggero, Andrea Basso si prende il Vinti, il tennista ligure numero 636 del ranking mondiale batte in finale Luca Nardi, vincere qui mi rende molto orgoglioso, così ha commentato. Gli organizzatori invece hanno dichiarato: lavoreremo per una prossima edizione ancora più bella per ricordare costantemente Poppi. La rinuncia a Spoleto, addio alla Spoleto, la rinascita è rinviata. E poi invece sotto canestro, la pallacanestro Umbertide punta a crescere e torna Beatrice Olagide. Per il volley donne, la Bartoccini Fortinfissi è pronta ai nastri di partenza. Ricapitoliamo un po' le notizie del giorno con le home page dei vari siti web. Su Perugia Today in primo piano si parla di, lo scopriamo, di calcio, di Serie B. Ecco il calendario: il Perugia inizia in trasferta la data del derby, poi con la Ternana, il grifo scatterà a Pordenone. Umbria in lutto con l'addio a Marcello Nasini, il cordoglio delle istituzioni e dei colleghi, ci lascia in eredità preziosi insegnamenti, ma anche, come di consueto, dalle pagine di Perugia Today la mappa del Covid in Umbria, tutti i dati comune per comune, con Umbria 24 in primo piano il Covid-19 in 7 giorni contagiati, su del 54%, indicatori di gravità che sono invece stabili, altri 101 nuovi casi e tasso di positività superiore a 5 per il 21esimo giorno consecutivo, 0 decessi. Ancora tuttooggi.info in primo piano la politica, PD Lisci ora sfida i dissidenti. Centrodestra pensa al dopo Sabatini, ma anche di nuovo lo sport con il calcio di Serie B, il calendario di Perugia Ternana, derby alla penultima. Da Gualdo News in primo piano le notizie dai territori: a Fossato di Vico è stata inaugurata lo scorso sabato Piazza Sant'Ambroa, vi mostreremo le immagini nei nostri prossimi appuntamenti informativi. Su TRG Media invece in primo piano Gubbio con il Palio della Balestra, che è stato vinto da Gubbio con Ubaldo Orlandi al suo 100° palio, e dunque la società dei balestrieri che ha vinto con lui. Ieri si è disputata la celebre manifestazione per la 100esima volta ed è andato proprio a Gubbio. Le previsioni meteo, come di consueto, fornite dalle pagine del Messaggero e da Perugia Meteo. Oggi possibili temporali pomeridiani, nuvolosità variabile su tutta la regione, con la possibilità di locali rovesci, anche temporaleschi al pomeriggio sera, più probabili sul settore centro-settentrionale della regione, venti moderati meridionali, temperature minime stazionarie, temperature massime invece in diminuzione. Almeno sotto il profilo delle temperature per una giornata la situazione potrà anche migliorare, ma la fine di luglio sotto il profilo del caldo si annuncerà ancora lunga. Ed è veramente tutto per questa edizione del TG Mattino, che torna domani alle 7:30 in punto. Grazie per averci seguito, buona giornata e arrivederci.